dico, guarda, raccontami quello che è successo. Poi ho iniziato a parlare con lui di Sara, volevo indagare il vissuto che lui aveva nei confronti di questa ragazzina. E da lì a un certo punto, in maniera che sinceramente mi sorprese, si interruppe, si mise a piangere e a un certo punto, guardandomi, mi disse, io non ho ucciso Sara, io ero sulla sdraia, è stata Sabrina. Lì, sinceramente, sia io che l'avvocato Galoppa, ci abbiamo avuto un attimo di... Sei sicuro di quello che stai dicendo? Perché, ragazzo, cioè, non stiamo giocando qua, eh? E lui disse sì. Te la senti di raccontare tutto il resto ai magistrati? Li possiamo chiamare, perché io mi fermo qui. Non vado, non voglio neanche sapere oltre quella che è la tua versione in questo tipo di circostanze. Lui ha detto, no, chiamate i magistrati. Questo è quello che accadde. Arrivaste voi e se la memoria non mi inganna, alle 15.32 cominciamo l'interrogatorio. La dottoressa Bruzzone ha partecipato a questi interrogatori e le ha rivolto domande, giusto? Eh sì, certo. Nella qualità di consulente perché tecnico. Perché Galoppa mi ha detto, c'è anche la Bruzzone, ti farà anche lei le domande, eccetera. No, volevo solo capire perché un consulente tecnico possa rivolgere domande, non eravamo in sede di perizia, non eravamo... Quindi ecco, volevo solo capire come mai era presente e perché faceva domande, eccetera. E poi c'era stata questa storia del cavalluccio, perché lei non ha detto la verità quando è venuta qua, io volevo intervenire, però non era possibile, perché lei, se l'agente penitenziaria ha guardato dello spioncino, ha visto quando lei si è sdraiata due volte a terra per farmi vedere come si doveva mettere la cinta. Ha mai suggerito a Michele Misseri di fare riferimento ad un gioco... che stava facendo... Assolutamente no, anche perché, guardi, mi creda, lo dico spassionatamente, tutto penso tranne che sia stato un gioco questo tipo di vicenda. Prima si è messa a capovolta e poi Galoppa disse no, forse è meglio con la testa in alto. E così è nata... E così è nata la cosa della cintura. La versione. Della cintura, perché lei diceva sempre che era una cintura.